votate l'erede di Kim. Qual è secondo voi il profilo migliore che il Napoli dovrebbe acquistare per l'erede di Kim? Parliamo insieme. Allora, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, insieme sino alle 14, Marte Sport Live. Parliamo di mercato, ovviamente, anche di questa vicenda Galtier, lo faremo tra un po'. Poi molto focus, un focus molto ampio sul difensore che deve raccogliere l'eredità di Kim. Al 339-666-9990 vi chiediamo chi è il profilo, qual è il profilo migliore, il calciatore che vi piacerebbe vedere in coppia con Rachmani al centro della difesa del Napoli, perché insomma l'eredità di Kim è molto pesante. Io partirei, se voi siete d'accordo, chi vi parla è Dario Sarnataro, con Gigi Soriani, reduce dal super matrimonio di Daniele Civelbellini, che a cui facciamo gli auguri ovviamente affettuosissimi, con testimoni Coulibaly e Jorginho, e con tanti ospiti, Peppe Iodici, i nostri Mastandrea e Critelli e tanti altri. Dicevo, partiamo dal presupposto, se siete d'accordo, cari amici ascoltatori, che uno come Kim il Napoli non può prenderlo, perché è chiaro, l'anno scorso dicevamo è dopo Coulibaly è impossibile, è arrivato Kim. Io credo che uno che ha avuto un rendimento, un impatto tale sul Napoli e nel Napoli, nel calcio italiano, credo che sia impossibile a questo punto avere un altro Kim, anche per caratteristiche, nel Napoli, almeno da subito. E quindi tra i vari nomi che sono stati fatti, ne avete altri voi, quale preferite? Lo chiediamo anche a Enrico Varriale della RAI. Ciao Enrico, buongiorno. Ciao, ciao, buongiorno, buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori. Grazie per essere con noi. Sei d'accordo che uno come Kim è impossibile che trovarlo subito? Ma il problema secondo me è uno come Kim, come si è rivelato a Napoli, perché stamattina leggevo proprio un'intervista al commissario tecnico della Ungheria, Rossi. Sì. Che in qualche modo suggeriva un suo allievo, Szalai, che è un giocatore che ha lasciato il 25enne, bravo, che l'ho visto giocare in nazionale contro l'Italia. E giocava con Kim nel Fenerbahce, però. Esattamente, lui diceva, quando hanno giocato nel Fenerbahce, il giocatore che rubava l'occhio, quello che comunque i tifosi acclamavano più che Kim, era Szalai, che poi qualche volta è successo, no, i difensori, io ricordo al Bari, che tra Bonucci e Ranocchia, che facevano la coppia di quel Bari, il campionissimo era considerato Ranocchia, mentre Bonucci era sostanzialmente, e invece poi alla fine abbiamo visto le carriere che hanno fatto tutti e due. Quindi è chiaro che oggi, se tu dici pigliamo un giocatore che ha avuto il rendimento di Kim nel Napoli, insomma devi puntare a giocatori che costano addirittura più dei circa 60 milioni che il Napoli incassa dal Bayern. Invece in realtà secondo me i giocatori che possono in qualche modo colmare quello che è comunque un buco, perché quello che ha reso Kim quest'anno è sotto gli occhi di tutti, e d'altra parte non è che tutti i più grandi club, il Bayern che pare se lo sia giudicato, o il Manchester United o altri club, si avvicinano a un giocatore se non hanno garanzie di un rendimento straordinario. Io credo che però qualche giocatore interessante da poter comunque inserire nel contesto del Napoli ci sta. Poi bisogna capire anche qual è la scelta della società, perché il primo nome che può balzare agli occhi è quello di Scalvini, che costa tanto, ma è un giovane, ha 19 anni, è sicuramente un elemento di grande prospettiva per quello che riguarda, diciamo così, anche il futuro del calcio italiano, però ha 19 anni. Ecco, se tu mi dicessi oggi tra Kim e Scalvini tu sei sicuro di avere lo stesso rendimento, ti direi di no, poi magari Scalvini sì. Poi ci sono tanti giocatori però nel mercato internazionale che potrebbero fare al caso della squadra di Garcia, soprattutto perché viene inserito in una difesa che è solida quest'anno, il rendimento di Kim è stato importantissimo, però se tu ti inserisci in una difesa solida per un difensore è più facile, come dire, offrire rendimenti importanti. Io resto sempre dell'idea che un difensore forte sia importante e trovarlo sia una cosa fondamentale nella costruzione di una squadra, però i giocatori che decidono che il calcio è calcio sono quelli che fanno i gol, non quelli che li evitano, e quindi resto sempre dell'idea che trovare un ottimo sostituto di Kim, trovare un ottimo sostituto di Kim si può. Trovare un sostituto di Osimhen oggi come oggi è praticamente impossibile, perciò mi quindi, auguro quindi Osimhen va bene De Laurentiis a chiedere anche sino a 200 milioni? Beh, se i prezzi del mercato sono questi, oggettivamente mi pare che addirittura sia una cifra. Insomma, Rice, che è un giocatore importantissimo, è un mediano di quelli che fanno legna e cantano e portano la croce, come si dice, ma viene valutato 120 milioni. Ora, oggettivamente, se Rice, giocatore del West Ham che dovrebbe passare all'Arsenal, che sta vincendo a suon di rilancio la concorrenza con il Manchester City, viene valutato 120 milioni, e ragazzi facciamo un attimo di conti in base a quelle che sono le valutazioni dei centrocampisti, le valutazioni degli attaccanti, quanto sia decisivo per una squadra
un giocatore che ti segna 26 gol e che soprattutto fa il gioco di Osimhen, che spacca le difese, insomma, e i 200 milioni chiesti da De Laurentiis ci sono tutti, se queste sono le valutazioni di un mercato che è assolutamente ormai fuori controllo e fuori da ogni logica anche economica, insomma. È vero, intanto notizie di Giuntoli che oggi dovrebbe liberarsi da Napoli e andare alla Juventus, già questa mattina erano circolate di incontri in previsione oggi, conferme anche da Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, e da Sky, ma anche noi sapevamo, devo dire, di questo incontro imminente oggi tra De Laurentiis e Giuntoli, con la quasi certezza della rescissione consensuale del contratto, con Giuntoli che non rinuncerà al premio, scudetto e anche alcune mensilità, quindi insomma De Laurentiis riesce a tenere sempre il massimo. Devo dire che in chiave Napoli e nell'interesse del Napoli è giusto così, perché Giuntoli è stato un giocatore, un protagonista, un elemento molto importante dello scudetto azzurro. Enrico, è giusto che il Napoli, che De Laurentiis qualcuno può considerarlo antipatico, ma perché il Napoli avrebbe dovuto liberare così senza problemi uno dei fautori di questo scudetto? No, ma su questo, guarda, io la penso in maniera molto, molto laica. Io credo che il giorno in cui nel calcio si riuscirà a ottenere, ma è una semplice utopia quella che io sto adesso enunciando, il rispetto dei contratti sarà un giorno importante per il calcio italiano, e sarà un giorno in cui probabilmente anche tante questioni di tipo economico, etico, saranno sicuramente più semplici da risolvere. Detto questo, siccome il calcio è fatto in un'altra maniera, cioè si firmano i contratti e poi dopo un anno, due anni si rimette tutto in discussione, pochi come De Laurentiis credono al rispetto dei contratti, e quando lo fanno passano per antipatici, e invece non è antipatico per nulla De Laurentiis, che fa firmare questi contratti enciclopedici e poi ne pretende il rispetto, perché poi ogni mese lui lo rispetta il contratto versando ai protagonisti le loro aspettative. Detto questo, però, Giuntoli per 8 anni è stato un elemento importante nella costruzione del Napoli. Io sono contento se veramente questa querela si risolverà oggi in maniera tutto sommato indolore. Ci sono state polemiche, c'è stato tutto quello che c'è stato, ci sarà sicuramente da parte del direttore sportivo uscente una rinuncia, che probabilmente è giustificata da una cosa, dal fatto che insomma Giuntoli è sotto contratto con il Napoli ancora per un altro anno e ha comunque avuto un aggancio, un abboccamento con la Juventus nell'anno in cui il Napoli stava vincendo lo scudetto, e questo posso capire che a De Laurentiis possa dare fastidio, insomma, perché oggettivamente tu poi c'hai nell'anno in cui raggiungi il culmine di un percorso che si sta realizzando e che puoi proseguire magari con maggiori risultati in Europa, magari non ti aspetti che uno degli artefici vada a trattare con quella che poi è una delle rivali storiche dell'anno. Quindi è chiaro che Giuntoli, per liberarsi, un qualche prezzo lo deve pagare. È chiaro però che la riconoscenza umana, la riconoscenza al professionista, i rapporti che comunque ci devono essere da due che stanno insieme da 8 anni e non da 8 mesi, ci deve essere. Quindi io mi auguro e auspico una soluzione positiva, facendo gli auguri a Giuntoli, facendo però soprattutto gli auguri al Napoli, che io sono certo riuscirà a costruire qualche cosa di importante anche da questo punto di vista, fermo restando che la figura del direttore sportivo è importante non tanto sul mercato, secondo me, perché poi a Napoli l'ultimo ha sempre preso De Laurentiis, che poi alla fine non è che Giuntoli andava e diceva no, voglio comprare Greim, De Laurentiis diceva no, compriamo, che ne so, adesso avevo Pamecano, e se comprava Kim che aveva deciso De Laurentiis, non perché aveva deciso Giuntoli. Però è la quotidianità, io credo che nella quotidianità di Castelvolturno il ruolo svolto da Giuntoli in questi anni è stato molto importante, con tanti allenatori, con Spalletti particolarmente, perché hanno costruito un tandem straordinario, non a caso i giocatori ne parlano tutti quanti bene, sia di Giuntoli che di Spalletti, e quindi questo bisogna ricostruirlo, ed è uno dei compiti sia di Garcia che di dell'uomo che la società metterà comunque a fianco dell'allenatore per vivere quotidianamente la stagione che va ad entrare a Castelvolturno. E che serve questa figura, è vero. Enrico, grazie, un cari abbraccio e buona giornata. Altrettanto a voi, buona giornata. Grazie Enrico Varriale, ci fermiamo tra un po', Focus Mercato con Rudy Galetti, poi parleremo di difensori con dei due grandi ex difensori del Napoli, tra l'altro impegnati nello scouting, quindi potranno dirci qualcosa di più, ma al 339-666-9990, fermo restando che oggi Giunto dovrebbe separarsi ufficialmente dal Napoli, chi votate come erede di Kim? Scriveteci, ne parliamo insieme. Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Eccoci, eccoci cari amici, i vostri messaggi. Ostigard, secondo voi tutti questi nomi fatti sono migliori? Io credo di no. Natale da Cerra, cioè è meglio Ostigard o peggio, non ho capito. Quest'altro amico, il profilo perfetto per età, caratteristiche e attitudine alla difesa a 4 sarebbe Demiral nella Juve di Del Meglio di 6 proprio a 4, però quest'anno ha fatto maluccio all'Atalanta anche per i rapporti con Gasperini. Parliamo del nuovo possibile difensore del Napoli con un esperto di calcio mercato, vi consiglio di seguirlo su Twitter ma anche su Sport Italia, in altre parti, qualche volta anche su Sky, ovvero Rudy Galetti. Ciao Rudy, buongiorno. Ciao, buongiorno a te. Grazie per essere con noi, chiocciola Rudy Galetti su Twitter, ma c'è anche il sito dedicato al calciomercato di Rudy, perché sei molto concentrato, giustamente Rudy, anche su questa incredibile situazione relativa a Brozovic, all'Arabia e varie altre cose. Però noi vogliamo chiederti se sei d'accordo, sì. Tantissimi nomi per il post Kim. In questo momento tu chi prenderesti se fossi nel Napoli, e il Napoli su chi, secondo quanto sai, è in questo momento in particolarmente, particolarmente concentrato? Ma guarda, il nome numero uno, per proprio al di là di quello che poi può essere il costo del cartellino, però il giocatore preferito per sostituire Kim è Danso del Lens, che è un difensore a mio avviso di assoluto livello, e il fatto che il Lens sia arrivato secondo a, poi alla fine a un punto solo dal PSG e comunque l'anno prossimo faccia la Champions League, gran parte e anche merito suo, oltre ad una struttura tattica importante, Danso sicuramente ha guidato molto bene la difesa, ed è anche per questo che il Lens mette un prezzo alto, ecco, al suo giocatore, proprio perché è un uomo chiave. Però da un punto di vista di caratteristiche, credo anche proprio per la sua esperienza possa essere, nonostante sia relativamente giovane, possa essere un giocatore adatto a sostituire un altro perno, come è stato forse anche un po' inaspettatamente rispetto a quando è arrivato, come poi è stato Kim. Ci sono tanti altri nomi, c'è Tobido, Simakan, Teate, tanti nomi che il Napoli segue, Sutalo. È ancora forse un po' prematuro, nel senso che ci sono tante ramificazioni di contatti in questo momento, ma l'affondo, ecco, al di là del fatto che il preferito sia Danso, l'affondo ancora forse avverrà tra qualche giorno, dovremo aspettare. Assolutamente, nel frattempo è scatenato più che altro il Milan con i soldi di Tonali, volendo fare una panoramica rapidissima sui club di Serie A, perché potrebbe prendere Musà, tratta non solo Pulisic ma anche questo ragazzo che mi piace molto, Chukwueze, no? L'ala del Villarreal. Milan sta rivoluzionando un poco come ha fatto il Napoli l'anno scorso, evidentemente, Rudy. Sì, diciamo che l'uscita di Tonali è servita proprio a quello, è stata forse non si poteva fare altrimenti, ecco, per avere un po' di liquidità e per finanziare un mercato che almeno nei contatti ben indirizzati è molto vivo, come dicevi giustamente tu. Ci sono tanti nomi, più questo, ma c'è anche Reinders che è un centrocampista olandese molto interessante, Pulisic, come dicevi bene, Loftus-Cheek che è arrivato, che ha firmato. Sì, il Milan sta facendo un po', sta andando a sostituire quei giocatori in quei ruoli, come ad esempio in mezzo al campo, al di là dell'uscita di Tonali, ruoli dove c'era Bakayoko, giusto un esempio di un giocatore che adesso non è più del Milan, su cui Pioli ha fatto fatica a contare, o Vranks, altro giocatore che è stato poco sfruttato. Quindi sta cambiando un po' in quei ruoli dove il mister del Milan ha avuto una panchina non così lunga, ecco, per dargli alternative che possano garantire tutte e tre le competizioni un livello di rosa di un certo tipo, insomma. Ci sta ascoltando da qualche minuto Ciro Caruso. Ciao Ciro, buongiorno.
Ciao Dario, a te e a tutti gli ascoltatori, saluto i tuoi ospiti. Grazie. Rudy Galetti, esperto di calciomercato, dall'altra parte Ciro Caruso, ex azzurro, difensore straordinario, purtroppo frenato agli infortuni tante volte, l'abbiamo detto. Scouting, cioè scout, quindi talent scout. Ciro, l'erede di Kim, questo è un rebus, perché il Napoli davvero segue tanti calciatori, sonda tante ipotesi, poi magari prende quello meno... di cui si è parlato di meno, ma questo Lenormand ti piace? Ti piace allora, anche qualcun altro? Prego. Allora Dario, come tu sai, conosco poco i giocatori, perché faccio tanto calcio giovanile, quindi certo, non posso esprimermi e quindi dare un giudizio su questo giocatore. Sicuramente il Napoli deve prendere un profilo internazionale, perché oggi il Napoli è diventato una squadra ambita, è diventata una squadra dove può confrontarsi con i top europei, e quindi sicuramente deve prendere un profilo internazionale. Questo lo sappiamo, perché ormai è una realtà importante, ormai si è consolidata nel calcio che conta, quindi deve essere un giocatore con questo profilo. Rudy, nel salutarti ti chiedo su Osimhen, la valutazione altissima che Laurenti ha dato al calciatore pone il riparo, per quanto riguarda i tifosi del Napoli, Osimhen da una cessione, per la gioia dei tifosi del Napoli più che altro? Ma guarda, se una garanzia assoluta non c'è. Certo. Se consideriamo che l'Arsenal ha pagato 105 milioni di sterline, che sono 120 milioni di euro, Declan Rice, che per carità è un validissimo centrocampista, ha vinto la Conference con il West Ham, capitano del West Ham, ma sono 120 milioni. Il Chelsea a gennaio ha pagato 120 milioni per Enzo Fernandez, ottimo centrocampista senza alcun dubbio, ma comunque sono sempre 120 milioni. Arrivare, viste queste cifre, arrivare anche al 2 davanti, ecco, nelle centinaia di milioni di euro, potrebbe non essere così difficile. Poi c'è qualcuno che si deve assolutamente presentare con quella cifra, però è un valore elevato, sicuramente difficile da mettere sul piatto, ma non è garanzia assoluta di certezza, visto soprattutto dalla Premier quali sono, o magari anche dal Paris Saint-Germain, vista la proprietà asiatica, quali sono le cifre che vengono messe sul piatto. Quindi non asticella alta, ma non garanzia di assoluta certezza. Lo so, assolutamente sì. Grazie Rudy, un abbraccio, alla prossima, buon lavoro. Alla prossima, grazie mille. Grazie a Rudy Galetti, torno da Ciro Caruso, perché tu Ciro però conosci tutti i giovani italiani, quindi conosci sicuramente anche Scalvini, che è giovane ancora e che sta ancora... E secondo te è adatto al Napoli a raccogliere l'eredità di Kim? Cioè, allora, una coppia Rachmani-Scalvini in Champions League andrebbe bene? Da subito è un azzardo, diciamo tra virgolette azzardo, sì, perché questo ragazzo è un giovane di prospettiva futura rosea, penso che il futuro sia suo, quindi sicuramente va preso, perché poi se vogliamo parlare dell'immediato, allora qualcuno già pronto con un profilo internazionale io lo prenderei. Il problema è quello, no? Perché Scalvini è un grande investimento, però se vai a spendere 35-40 milioni per un 2003, bravissimo, ma che non ti dà certezze assolute per giocare alla Champions League come nel Napoli, non lo so. Ti dà subito il presente di certezze, questo, perché sì, il presente, noi vogliamo certezze nel presente, no? Perché ormai abbiamo fatto la bocca buona, abbiamo il palato fine, perché il Napoli quest'anno si è veramente degustati in un modo incredibile, e allora adesso, siccome abbiamo fatto, come abbiamo detto, la bocca buona, noi vogliamo tutto adesso, parliamo del presente. Se poi dovessimo parlare del futuro e quindi di una prospettiva, allora Scalvini tutta la vita, ma secondo me lo deve prendere a prescindere dal mercato che farà per sostituire Kim. E però allora andiamo a farci appunto lo deve prendere a prescindere, ma deve prendere il sostituto di Kim, quello vero e proprio, con un profilo internazionale, che poi durante il campionato possa essere Scalvini, ben venga, però io una certezza la devo prendere.
E così, caro Ciro, ti mando un grande abbraccio. Questo amico ti scrive, io sono d'accordo con lui totalmente, Fabio da Bologna: ci vorrebbe un Ciro Caruso in forma per sostituire chi? Diciamo che mi farebbe ma molto piacere. Non è l'affetto uno, che ho per te, giocare proprio con questa maglia addosso, perché Raccamani Caruso, pensa un po', che bello. E poi cercare di dare una mano a questo Napoli, veramente mi sarebbe veramente poi mi inorgoglierebbe tantissimo. Sì, è vero. Un abbraccio, Ciro, grazie per il tuo intervento. Un abbraccione, buon proseguimento. Grazie, ciao, Ciro, grazie, Caruso. Tantissimi messaggi, tantissime ipotesi di calciatori che dovrebbero, secondo voi, raccogliere l'eredità di Kim. Continuate a scriverci al 339-666-9990. Tra un po' ne parliamo anche con Fabiano Santacroce. Tra l'altro, l'accordo Brozovic al Nasr è in stand by, perché l'Inter ha rifiutato per la richiesta di abbassamento del trasferimento del calciatore al Nasr dai 23 milioni pattuiti a 15 milioni, quindi l'affare al momento sembra addirittura saltato dopo giorni in telenovela, dopo che Brozovic era stato accontentato sull'aumento dell'ingaggio. Pubblicità e torniamo. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Eccoci tornati. Allora, focus sempre sul difensore. Chi al posto di Kim? Secondo me lo sa Fabiano Santacroce. Buongiorno. Buongiorno. Come stai, amico mio? Tutto bene? Tutto bene, grazie. Tantissimi nomi, anche tu sei un talent scout che segui molti giovani, molti ragazzi, però insomma sei stato anche tu un grandissimo difensore. Come Caruso, che poco fa abbiamo sentito, Ciro Caruso. Frenato dagli infortuni, purtroppo. Detto però questo, caro Fabiano, dei tanti nomi che si stanno facendo, che stanno circolando, che anche per larga parte Napoli ha contattato, qual è quello che ti convince di più? Per me quello che mi convince di più è quello che già abbiamo in casa, cioè? Dirò che Østigard ha una grande possibilità, una grande chance. Ha imparato tanto quest'anno, ora ha capito come si gioca, ha doti fisiche incredibili, quindi per me il sostituto di Kim è già sta in casa. Però rispetto a Kim, nella lettura tattica, correggimi tu se sbaglio, ne capisci molto più di me, è abbastanza indietro, nel senso che uno che frontalmente, di testa, molto forte, ai lati, in velocità, si fa un po' prendere, e ho visto, ovviamente parliamo sempre di livelli molto alti, ho visto anche qualche rompe la linea in modo un po' disordinato, diciamo così, cioè un po' non legge benissimo il gioco. Sì, ma è un difensore che non gioca, quindi un difensore quando non si gioca tanto è molto difficile riuscire ad entrare nei meccanismi nella maniera più adatta. Lui ha tutte le qualità fisiche che servono, un giocatore che nonostante non sia alto come possa essere Kim, salta benissimo di testa, è veloce, è rapido, ha la giusta cattiveria. Sicuramente è impossibile riuscire a trovare un altro Kim, però dico di non sottovalutare anche quello che abbiamo già in casa. Molti, lo sai, la pensano come te, perché il sostituto di Kim è Østigard, questo amico. Cari amici, secondo voi Østigard quest'anno scalerà la gerarchia oppure sarà di nuovo quarta scelta? Carmine Villaricca, quindi credono in questo ragazzo. Questo amico Joe dice: Østigard non usa il piede sinistro manco per mettersi le scarpe, addirittura, cioè, nel senso che nell'impostazione effettivamente Kim è un po' più preciso al momento. Io parto dal presupposto che avere uno come Kim per impatto e per tutto, per il rendimento, per qualità, sarà quasi impossibile. Magari ci sarà un altro difensore forte, ma da caratteristiche un po' diverse o comunque non uguali a quelle del coreano. Sì, sai cosa? La cosa impossibile è riuscire a trovare un difensore, vabbè, a parte con le qualità di Kim, ma che si riesca ad adattare a quello calcio nostrano nella stessa maniera che con cui ha fatto Kim. E quella è una cosa difficilissima, quindi devono stare molto attenti, perché non è semplice riuscire a trovare un sostituto. Le Normand, di cui lo sport parla molto diffusamente, ti piace? Altro centrale titolare con la Spagna, quindi non è che uno così. Mi piace, ma è sempre la difficoltà che il calcio italiano e soprattutto il ruolo del difensore italiano
è una cosa completamente differente, quindi un centrocampista si può adattare facilmente, il difensore già è difficile perché entra in dei meccanismi che all'estero hanno nettamente di meno. E Koch, Robin Koch, tedesco, se lo conosci, l'ho visto solo con la nazionale, per la verità, mi è sembrato molto difensore. Mi piace molto. Delle grandi qualità, grandi doti, è un bel difensore, però rimango sempre affezionato a Østigard. È bella cosa che tu dici di Østigard. Nel salutarti, Fabiano, stai seguendo tanti giovani, sui giovani il Napoli che deve fare secondo te? Cioè Caprile per esempio lo prenderesti, lo manderesti in prestito? Zerbin e Gaetano, che tanto giovani non sono purtroppo, anche Zanoli, devono andare a giocare o possono ancora essere utili al Napoli? A giocare, per me se il Napoli ha voglia di puntare su qualcuno dei nostri giovani devono capire che i ragazzi devono andare a giocare, perché sennò perdono solo anni. Sì, ci sei, ecco, scusa, te l'ho perso per un attimo. Sì, sì, sì. È vero, no, è vero. E nulla, no? Perdono solo anni e hanno bisogno di imparare sul campo, quindi mandiamoli a giocare. Ti mando un grande abbraccio, amico mio, a presto. Un abbraccio a te, Dario, un saluto a tutti. Un abbraccio a Fabiano Santa Croce, talent scout. Noi ci fermiamo, tra un po' parliamo di tante cose belle con Ruotolo, con Guido, con Sandro Ruotolo, anche di Galtier e anche di Spalletti, perché Spalletti questa sera sta a Pompei. Pubblicità. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Eccoci tornati con Marte Sport Live. Vi parla Dario Sarnataro e dunque passiamo al prossimo ospite, ovviamente. Abbiamo il piacere di avere a Marte Sport Live Sandro Ruotolo. Ciao Sandro, buongiorno. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Firma prestigiosa della RAI, impegnato anche in politica, insomma, un grande tifoso del Napoli. Peraltro, io vorrei partire con te da Garcia, che è il nuovo tecnico del Napoli, che ha superato nella concorrenza Galtier, di cui abbiamo avuto notizia questa mattina di un arresto incredibile per razzismo. Diciamo che il Napoli ha evitato di prendere un personaggio controverso. Assolutamente così, e tra l'altro le dichiarazioni di Galtier sarebbero state veramente tremende. Quando allenava in Nizza avrebbe detto: io non voglio neri nella mia squadra. E questo ci fa capire anche che le autorità italiane invece sottovalutano questa piaga, le autorità italiane del calcio. Penso soltanto al Napoli, ai cori razzisti eccetera, che finisce sempre a fare duccio e vino. Ma sì, Galtier era uno della terna, poi alla fine è uscito Garcia, quindi benvenuto al nuovo allenatore del Napoli. Oramai, come dire, negli ultimi anni, come dice, c'è una rapidità di successione, sì, di allenatori e quindi ogni volta proviamo a dire qualche cosa e poi veniamo smentiti, no? Era l'anno di Ancelotti, vi ricordate quando nella presentazione De Laurentiis è il nostro Cavani Ancelotti, certo. No? Te lo ricordi? Poi come no? Gattuso, poi era Sarri, insomma tanti allenatori, Spalletti, e quindi ora dobbiamo essere un po' più cauti, io dico questo, dico vediamo il campo, diciamo, come dire, l'arbitro di gioco vero, come l'anno scorso. Io modestamente non mi agganciai alle critiche e al pessimismo, no, quando furono venduti i pezzi pregiati dell'epoca, quindi Mertens, Koulibaly, Insigne. Dissi semplicemente aspettiamo la fine del calciomercato. Quindi non ti strappi le vesti per questo addio di Kim, che chiaramente dispiace a tutti, no, dopo solo un anno. Io dico, non quindi, però anche questa idea che ci dobbiamo agganciare al carro della fortuna, no? Certo. Cui Papia è giunto lì, ci va il marito della figlia. Ho capito, la fortuna, bene, se c'è ogni anno la fortuna, bene, però insomma io qualche critichina la incomincerei a farla, anche però questa volta, attenzione, va via Kim,
l'anno scorso non sapevamo chi fosse Kim, no? Eravamo tutti addolorati, sì, addolorati per Koulibaly. E poi dobbiamo aspettare, perché se si vocifera pure l'andata via di Lobotka con interesse arabo, c'è la partita Osimhen, quindi lì sarei un attimo più preoccupato. Però quindi aspettiamo il calcio mercato e aspettiamo il campo, io direi questo, no? Assolutamente, aspettiamo il campo. Prima di salutarti, di parlare anche di un'iniziativa molto importante, ma a te piace Garcia? Come persona, la percezione che hai avuto? Garcia, eh? Sì, sì, esatto, Rudy Garcia, sì. Sì, a me piace, è un europeo, io che sono un europeo, credo nell'Europa, quindi anche nel gioco di Garcia, che è molto simile, diciamo, ai nostri, che va bene per i nostri pezzi pregiati del momento, quindi dillo. Benvenuto, questo mi sento di dire, al nuovo allenatore del Napoli. Mi dispiace, però lo devo dire. Come sai, noi abbiamo personaggi come negli ultimi anni, io non voglio dire i miei personaggi del Napoli dagli anni 60, cioè da Bandoni, eccetera, però negli ultimi anni noi abbiamo diciamo, il nostro cuore batte per persone, per calciatori come Hamsik, come Cavani, allenatori, eccetera. Quindi, insomma, non vorrei rimpiangere Spalletti, ma Spalletti per me, come dire, resta nel nostro cuore, che ci ha fatto vincere lo scudetto, fino a prova contraria. Diciamo Spalletti e i giocatori hanno vinto lo scudetto, e quindi per noi napoletani è stato un trionfo. Quindi con molta sincerità diamo il benvenuto a Garcia e facci divertire come ci siamo divertiti. Abbiamo visto il più bel Napoli di tutti i tempi, no? Sì, con assolutamente Spalletti. Speriamo di vederlo anche con Rudy Garcia. Prima di salutarti, dicevamo, abbiamo iniziato con questioni più o meno di legalità relative all'arresto di Galtier, più che altro di notizie giudiziarie. Sandro Rotolo è stato anche un grande cronista giudiziario, anche ha fatto e fa della legalità un suo riferimento assoluto, e quindi diamo grande spazio e facciamo anche un po' di appelli agli amici che ci ascoltano, perché mercoledì diamo un calcio alla Camorra, un'iniziativa per contribuire a realizzare la scuola calcio di Figli in Famiglia Onlus, che è un'associazione della presidente Carmela Manco molto impegnata qui a Napoli. C'è un evento appunto mercoledì, raccolta fondi attraverso una cena. Sì, è un'iniziativa bellissima, perché il mercoledì inizia alle 18:30 e l'idea ancora più bella, cioè del Napoli Club Bologna di Maurizio Piscitelli, sì, che, come dire, è entrato in rapporto con Carmela, Manco un mese fa a Bologna. Carmela è stata, come dire, premiata con il premio per l'impegno civile Michele Amendola era un altro grande tifoso del Napoli, sì, che purtroppo pure lui che viveva a Bologna, anche lui che purtroppo ci ha lasciato dolorosamente troppo presto, e questo impegno civile. E Carmela, che cosa dire di questa iniziativa, che è straordinaria, perché Carmela lavora con i figli della Camorra, con i bambini a rischio di San Giovanni Oteduccio, e quindi ci sono i problemi, diciamo, scolastici tra virgolette. Sapete che quei quartieri della Napoli Est c'è un tasso di abbandono scolastico altissimo, quindi è tutta una serie di impegni per recuperare questi bambini alla strada. E anche l'idea di avere un pallone, di avere una squadra di calcio, di formare, come dire, questi ragazzi in una scuola di pallone, ci aiuta moltissimo nell'impegno civile. Guardate, togliere i bambini dalla strada, da queste famiglie dove
è molto importante questa idea, certo, questa possibilità di far sognare che questi figli, questi bambini hanno il diritto a sognare come sognano i bambini di Posillipo, di Chiaia, del Vomero, e quindi è un'iniziativa lodevole, servirà per la scuola di calcio di figli in famiglia, e quindi c'è una cena, ma poi ci saranno i fori. Sì, c'è Andrea Tartaglia, c'è Francesco Di Bella. Venire lì. Si cena insieme, si passa una serata con vari ospiti, ci sarò anch'io, Maurizio De Giovanni, tutta una serie di personaggi napoletani, saremo insieme e faremo una cosa bella. Esatto, raccolta fondi per la cena, mi raccomando, cari amici d'ascolto, siete sensibili, San Giovanni a Teduccio, ma anche tutta Napoli e la Campania. C'è da chiacchierare il Napoli. Esatto. Numero 101. C'è da chiacchierare con Sandro Ruotolo, Maurizio De Giovanni, ma anche ascoltare le esibizioni di Dario Sansone dei Foia, Francesco Di Bella, Andrea Tartaglia ed altri ospiti. Grazie Sandro, a presto e un abbraccio. Grazie a voi e forza Napoli. È giusto, bellissima iniziativa davvero quella di Sandro Ruotolo, di tanti altri amici. Stasera però Spalletti sta a Pompei, diciamo, poco prima della pubblicità, è vero, è così, il tecnico campione d'Italia del Napoli sino a oggi in pratica, perché il 30 giugno è anche l'ultimo giorno non solo di giunto, ma anche Luciano Spalletti, sarà premiato in un prestigiosissimo premio Artis Suavitas, arrivato alla quarta edizione, si terrà tra l'altro in una premiazione in un contesto di grande suggestione, l'anfiteatro romano del Parco Archeologico, che è un patrimonio, ricordiamo, dell'umanità per l'UNESCO, e ne parliamo con chi presiede l'associazione Artis Suavitas APS, che organizza appunto questo premio, ovvero l'avvocato Antonio Larizza. Antonio, buongiorno. Buongiorno a tutti voi, grazie per l'invito. Grazie a te caro Antonio, ci siamo, tra qualche ora parte questo premio con tantissimi ospiti importantissimi, però siamo prontissimi. Chiaramente l'attenzione degli amici ascoltatori di Marte Sport Live qui su Radio Marte è su Luciano Spalletti, che insomma chiaramente sì, è per noi un grandissimo motivo di orgoglio, sinonimo di un'iniziativa che nel corso degli anni assume autorevolezza costantemente, quindi la sua presenza cristallizza ulteriormente il nostro sacrificio, che è un sacrificio legato a un percorso di bellezza, di promozione e valorizzazione di quello che è lo straordinario territorio della nostra regione. Assolutamente sì, il parterre è pazzesco, poi ne parliamo tra un istante, però sempre su Luciano Spalletti ci vuoi dire qualcosa? Assolutamente sì, è arrivato qui, stiamo cercando di custodirlo e preservarlo, un po' come le grandi opere che sono all'interno degli scavi di Pompei. È un premio a Spalletti, un premio non essenzialmente sportivo, esatto, sì. Ma è un premio all'uomo, ai valori che lui porta avanti con grande dedizione nel corso della sua carriera, ha dimostrato tante volte quei suoi valori che oggi molto spesso sono andati anche perduti in una società che è regredita nel corso degli anni, ed è un premio quindi all'eccellenza in questi termini, è un premio anche per le sue capacità di valorizzare i talenti, ed è questa proprio la peculiarità della nostra iniziativa, perché non dimentichiamo che noi premiamo, oltre a queste autorevolissime autorità e personaggi, anche i laureati più meritevoli, ai quali diamo una borsa di studio per accedere a un master di secondo livello solo ed esclusivamente nelle università della regione Campania. Ecco, Luciano Spalletti rappresenta proprio tutto questo per noi e per il nostro comitato scientifico. Complimenti davvero per il premio in assoluto, poi ne parliamo tra un istante, ma insomma, questo colpo Spalletti, chissà se ci dirà qualcosa, e eventualmente, cari amici all'ascolto, vi faremo sapere nel corso di Marte Sport Live dalle 20 alle 21, ma anche più tardi, anche domani, nei nostri vari appuntamenti saremo presenti, e quindi eventualmente raccoglieremo le sue dichiarazioni anche quando sarà premiato, questo è chiaro. Lo spero, e naturalmente siamo tutti pronti e siamo qui ad aspettare quello che ci dirà in questo scenario magnifico. A proposito di sport, ci saranno anche i mitici, i leggendari Jalapas Band, ci sarà anche Carolina Koster, ma poi insomma il cast dei premiati è pazzesco, caro avvocato. No, non è solo Spalletti la nostra stella di questa sera, abbiamo, come dicevi, la Costner, abbiamo la Jalapa, ma non ci siamo fatti mancare veramente delle
eccellenze assolute, da Placido Domingo a Eugenio Massari a Crepè. Ci sono veramente dei personaggi che il cast di Mare Fuori. Veramente un sacrificio che nel corso degli anni porta delle soddisfazioni straordinarie in un contesto, io ripeto e sottolineo la necessità proprio di valorizzare queste bellezze straordinarie in un contesto che è patrimonio dell'UNESCO ma che merita attenzione costante per la necessità anche di salvaguardare questo patrimonio immane che disponiamo. Complimenti davvero, caro avvocato, per questo premio, quarta edizione premio Artis su Habitas, un comitato scientifico con amici e intellettuali assoluti tra Maurizio De Giovanni, Antonello Perillo, ma anche Nicola Graziano. Che sono nel nostro comitato scientifico, esatto, insieme al direttore del parco archeologico Zuck Trigel. Questo è sinonimo di eccellenza, e non a caso i premiati sono quelli che abbiamo raccontato. Complimenti stasera, un abbraccio. Grazie per l'attenzione e un saluto a tutti voi. Grazie davvero all'avvocato Antonio Lariz, del premio Artis su Habitas ci sarà Luciano Spalletti, già a Pompei, non andate a Pompei così alla ricerca del tecnico, perché è come diceva l'avvocato custodito, però ci saremo anche noi per seguire questa ultima, forse ultimo atto d'allenatore del Napoli, sicuramente, perché formalmente sino a questa sera alle 24 tecnico degli azzurri Luciano Spalletti, ovviamente solo formalmente, ne parleremo eventualmente alle 20 e 21 quando torna Marte Sport Live con Francesco Marciano, tra l'altro il 5 luglio conosceremo la prima avversaria del Napoli nella stagione 23-24 che si inizia il 19 e il 20 agosto prossimi, ci siamo quasi in effetti, il 5 luglio infatti ci sarà la cerimonia con i calendari della Serie A, l'11 luglio invece con i calendari della Serie B. Siamo in chiusura, grazie a Gigi Soriani in regia, da parte mia Dario Sarnatore è tutto, vi lascio agli amici Roxy, Rosanna, The Queen, Anna Cone e Davide Scafa, ciao a tutti!